minaccia. Collaborare con il re. La colpa è l'incidente a Giacomo. Dobbiamo fare il mio desiderio di totale trasparenza. Potrebbe creare più problemi di qua. Assumiamoci le nostre responsabilità. Se vogliamo, tengo molto la nostra amicizia. Resti dove si trova. Signor Presidente! Non mi costringa a farlo. Sono stata io. Di che stai parlando? Cattedrale di Tolux. Spiegherò tutto lì, agente Kennedy. Come sai il mio nome? Sì? Annigan. Grazie al cielo, state bene. Come vi conoscete? Helen Harper lavora per i servizi segreti da un anno. Non sai quanto sia felice di sapere che state tutti bene. Odio le presentazioni affrettate, ma mi serve un rapporto sulla situazione. Io ho sparato al presidente. Ma era già stato infettato quando lo abbiamo trovato. Leon ha fatto ciò che doveva. Mi ha salvato la vita. Santo cielo. Va bene, presenterò il rapporto. Voi due preoccupatevi di andarvene subito da lì. Il virus si è già diffuso a 3 miglia dal perimetro del campus e non accenna a rallentare. Dovete sbrigarvi. Dobbiamo andare alla cattedrale di Tolux. L'agente Kennedy ha una pista che può portarci al responsabile. Leon, è così? Sì. Penso di avere qualcosa. Ricevuto. Vi traccerò l'accesso più sicuro. Tenete accesa la radio. Ho una pista. L'avrai se vieni con me. Adam, mi dispiace. Che ha di speciale quella chiesa? Hai dei peccati da confessare. È difficile spiegare. Se non te lo dico nella cattedrale, potresti non credermi. Quando arriveremo alla cattedrale mi dirai tutto. D'accordo? Ok. Se ne vedi uno, mira sempre alla testa. Capito. Qui si sarebbe svolto il ricevimento. Adesso sarebbero tutti qui a cena, sì. Qualche sopravvissuto? Lo spero. È incredibile che stia succedendo di nuovo. Come a Raccoon City. L'incidente di Raccoon City. Sei uno dei sopravvissuti. Già, non lo dimenticherò mai. Andremo alla cattedrale come dici. Ma se tutto questo è davvero opera tua, dirai addio alla libertà. Lo so. Cos'era? C'è solo un modo per scoprirlo. Andiamo!
Sul retro! Fermi! Non sparate! Va tutto bene? La nebbia. Cosa? La nebbia è sbucata dal nulla. Liz! Aspetta! Lasciatemi! È troppo pericoloso! Mia figlia è rimasta sola! Se non facciamo qualcosa! Ok, afferrato. Ma se non ti calmi non riuscirai a salvarla. Hai capito bene? Liz. È tua figlia? Ok, cerchiamola. Leon, non abbiamo tempo. Allora lo troveremo. Liz, dove sei? Oh, cielo! Hanno paura. Chi aspetta lì? Allerta. Che corrente. Dobbiamo trovarla. La troveremo. Sta vicino. Stai bene? Starò bene quando troverò mia figlia. L'ho chiamata sul cellulare, ma la linea è caduta. So che è qui, da qualche parte. Dobbiamo rimettere in funzione l'ascensore. È chiuso, ma lavoro qui e ho le chiavi. Una volta dentro useremo la mia auto. Grazie. Troviamo Liz e andiamocene via. Liz? Liz, sei tu? Papà, dove sono la mamma e Liam? Come si esce da qui? Il parcheggio sotterraneo. L'ascensore è più avanti. Speriamo che funzioni. Leviamolo di mezzo. Sono contento che siate qui. Andrà tutto bene, Liz. Tu te la caverai. Papà! Ci siamo quasi. Liz! Ah!
morta, sparale! Non riesco a crederci. Ci abitueremo. O noi o loro. E loro non esitano. Perché è successo? Non siamo soli qui. Elena, prendi la pistola. Non lasciarli entrare! Una buona ragione per andarcene. Sono d'accordo. Roger! Elena! Roger! Andiamo. Leon, è troppo tardi. Non c'è più nulla da fare. Hai ragione. Andiamocene da qui. Ha detto che era come una nebbia. Se si diffonde sotto forma di gas, allora chi l'ha respirato è stato infettato. Cioè, tutte le persone del campus. Già, ma allora che cos'è questa calma? Ho un brutto presentimento. Non volevo interrompere. Grazie. Andate al cancello blindato, vi guiderò fuori dal campus. Tieni il dito sul grilletto. Non sappiamo cosa ci aspetti. Annikan, la porta è bloccata. Non si esce. Ci sono. Un attimo. Sono troppo. Non possiamo. Ora sappiamo dove erano gli infetti. Ah!
Dobbiamo andarcene da qui. Un secondo, c'è troppa parte. Uscite di lì, ora! Una sorpresa dopo l'altra. Finalmente abbiamo trovato il modo di andarcene. Ah, niente chiavi. Sicuro? Sto cercando. E nel cruscotto? No, niente. Far partire una... Proviamo i cavi. Un attimo, ho trovato le chiavi. Pietro e sgombro, retromarci! Hai la cintura? Sì. Tieniti! Fuori dal campus. Ora attraversiamo la città. Senza farci uccidere. Merda! Leon, Elena, state bene! Forza, ci serve un'altra strada per la cattedrale. Ci sarebbe un percorso sotterraneo più sicuro. E fogne, eh? Fantastico. Sto bene. Dobbiamo sbrigarci. Che cosa c'è? Non ti piacciono le fogne? Forza, arriviamo alla cattedrale e ti dirò tutto. Le armi di Organa. Racconterò loro tutto quanto. Tutto ciò che sappiamo dell'incidente a Raccoon City. Ma signore! Sono molti a opporsi al mio desiderio di totale trasparenza. So cosa pensano. Potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva. È una lezione che ho appreso nell'esercito. Le armi bioorganiche sono una minaccia globale. Colpa è anche nostra. Dobbiamo fare ammende e collaborare con il resto del mondo se vogliamo avere una speranza di farcela. Comunque vada, signore, sono con lei. Tengo molto alla nostra amicizia, Leon. Assumiamoci le nostre responsabilità. Sistemiamo questo guaio.
non sarà per niente facile. Muoviamoci, non abbiamo molto tempo. Questa faccenda non sarà facile. Lo so, prego. Leon, Elena, una volta entrati perderemo il contatto. Terrò d'occhio i vostri movimenti, ma fate attenzione. I treni funzionano. Non c'era nessuno ai comandi. Zombie Express. Leon. Si può aprire. Voglio dare un'occhiata là dentro. Spingimi su. Dietro di me. Bene. Attraverserete quella parte di città. Per precauzione tenete aperte le comunicazioni. Leon, attento! Ora ti tiro fuori! Sarete più al sicuro se restate all'interno. Forse avremo un attimo di respiro. Non ti ho detto che abbiamo fretta. Il sottomarino militare è scomparso il 26 di questo mese.
No, è chiusa. Superstiti! Forza, aiutiamoli! Mostro da poliziotto! Le voglio che mi rallenti! Ti farà uccidere! Sparate alla benzina! Possiamo far saltare in aria quei cosi! No! Forza! Qui è più sicuro! C'è un'armeria là. Ci riforniremo lì. Troveremo altri sopravvissuti. Ehi! C'è nessuno qui! Certo, io! Sono barricato di sopra! Andatevene! Su, amico, apri! Lasciaci entrare! Nemmeno per sogno! Quelle cose mi hanno invaso al negozio! Non siamo disinfestatori! Bella! Si è inceppata! Dammi l'arma! Voi idioti, combattete pure se volete. Io me ne vado di qui! No! Indietro! Statemi lontani! No! Siete ancora tutti vivi? Per il momento il negozio è libero. Possiamo entrare ora? Va bene. Muovete il culo prima che cambi idea. Ottimo lavoro laggiù. Dovrebbero venire a salvarmi con un'auto. Se riusciamo a salire, ci porterà alla cattedrale di Tolox. La gente si sta rifugiando lì, l'ha detto la radio. Ma non so se ce la faremo. Giapponese, chiudi le saracinesche! Ah!
Qui non resisteremo! Nell'altra stanza! Forza, gente! Aiutalo! Ti copro! Resisti! Ora ti tiro su io! Facci uscire da qui! Quel grassone ci blocca! Canta, zia! Davanti! Inoltre abbiamo saputo che un'organizzazione chiamata Neo Umbrella ha appena rivendicato l'attacco. Neo Umbrella? So a cosa pensi. Già. È esattamente come Raccoon City. È tutto quello che so. Ora tocca a te aiutarmi. Devo sapere cosa c'è in quella cattedrale. Ho sempre il fiato dei pezzi grossi sul collo. Pezzi grossi? Nello specifico... Derek C. Simmons, consigliere alla sicurezza nazionale. Reggetevi. Aggrappati a qualcosa!
c'è tempo per piangerli. Dobbiamo arrivare alla cattedrale. Leon, Elena, state bene? Sì. Per qualche motivo siamo ancora vivi. Stiamo attraversando il cimitero diretti alla cattedrale. Dobbiamo inventarci qualcosa. Magari. In fondo c'è di peggio che inseguire un cane in un cimitero. Già, potrebbe inseguirci. Ora andiamo alla cattedrale. Siamo dentro. Leon, tutto ok? Non proprio. Ma non credo che torneresti in due parti solamente per soccorrere. Non è detto. Ci vediamo alla cattedrale. La vedo, presto! Ehi, so che c'è qualcuno lì! Aprite! Sei pazza? Quelle cose ci uccideranno! Siamo noi, facci entrare! Presto! Lasciate entrare! Così entrano anche questa... Ti do io una mano! Spazziamo via quei mostri! Per fortuna c'è qualcuno con del vento! Forza, entrate! Voi siete... Mi dispiace davvero, ma non siamo ai soccorsi. Vicino all'altare c'è una porta segreta che va sottoterra, ma dobbiamo riuscire ad aprirla. Non vuoi dirmi cosa c'è là sotto? È meglio che te lo mostri. Ci sono delle scale sotto la statua. L'ultima volta che sono stata qui era aperta. Che si fa? Inventeremo qualcosa. Diamo un'occhiata. Non è solo una decorazione. Hai ragione. Nasconde di certo qualcosa. Dietro di me! Qualcosa mi dice che non sono solo decorative. Niente. Deve esserci sfuggito qualcosa. Le due sante materne riveleranno il cammino. Chiaro. Oh, shit!
chiedi a me. Va tutto bene. Deve essere stato quello a scatenare l'inferno. Vorrei credere che Dio vegli su di noi, ma penso che dovremo cavarcela da soli. Un momento, ricordo questo posto. Deborah deve essere vicina. Chi? Ma che stai? Sono stancato di seguirti alla cieca. Vuoi dirmi come stanno le cose? Lo farò, ma ci resta poco tempo. Ti prego, ancora un po' di pazienza. Che diavolo è questo? Quella roba non c'era 3 giorni fa. Ada. Forse questo che volevi mostrarmi. No, pensavo... Cosa diavolo ho appena visto, Ada? Quella donna, quel... La conosci? Beh, più o meno.
funziona. Perché non mi racconti tutto? Perché probabilmente non lo troverò. Ecco perché voglio tornare. E quando lo vedrai, avrai le risposte e prove che ti servono. Quel nastro prima, al laboratorio. Quello con la tua amica. Che lei è successo? Ascoltami. Se cerchi risposte, devi essere pronta anche a offrirle. Hai proprio ragione. Mi sembra giusto. Debora! 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 Mi senti? Grazie al cielo! Ok, basta con i misteri. Che diavolo sta succedendo? Portiamola fuori da qui. Poi ti dirò tutto. Te lo prometto. Prenditi cura di lei e lascia a me i nemici. Sembra che tu abbia visto un fantasma. Ada, che diavolo sta succedendo qui? È complicato. Non è nel momento, né il posto giusto. Le passerelle non reggeranno. Andiamo ai livelli inferiori. Mi dispiace, Debora. È tutta colpa mia. Elena, via da lei! Fermi!
bombara! Di strane idee, più tardi. Ok. Attenti voi due, è forte. Fai attenzione tu. Deborah! Ada! Elena! Un aiutino? È proprio vero. A bordo! Fermati, Deborah! Tu non sei così! Ti avrò vendicata. Ti prego. Perdona. Gliela farò pagare cara. Guardami, andrà tutto bene. Guardami, guardami, andrà tutto bene. Tieni gli occhi fissi su di me. Aiutami. Ti porterò fuori da qui, Deborah. Deborah, guardami. Ce la faremo, vedrai. No, no, lasciatela andare. State lontano da me. No, mia sorella. Prendete me. Vi prego, farò qualsiasi cosa. Vi prego. Vi prego, non fatele male! Deborah! Non sapevo cos'altro fare. Così l'ho aiutato.
Ho aiutato Simmons a superare la sicurezza del presidente. Già, proprio tipico di Simmons. Perché farebbe una cosa simile? È una lunga storia. Dobbiamo affrontare i poteri che governano davvero il paese. In una partita molto pericolosa. E se non giochi bene le tue carte? Leon, dove sei? Simmons è lì. Sì. Hannigan, devi stare attenta. Credo ci sia lui Ho dietro. Ho sentito il mio nome. Simmons. Il presidente mi ha parlato bene di lei, agente Kennedy. Lo stesso di te. Mi ha detto che siete amici da 30 anni. Mi dica, è vero che eravate gli unici presenti al momento della sua morte? Cosa intendi? Beh, saprete senz'altro che siete entrambi sospettati dell'attacco. Cosa? Agente Harper. Al momento dell'attacco aveva abbandonato la postazione, lasciando il presidente indifeso. Converrà con me che è un comportamento sospetto. Figlio di puttana, questa è tutta opera tua! E che prove ha a sostegno di questa oltraggiosa accusa? Sono il consigliere alla sicurezza nazionale. Il mio lavoro è prevenire gli attacchi terroristici, non scatenarli. Sei un bugiardo! Elena! Se voi due agenti siete così convinti della vostra innocenza, non avrete alcun problema a costituirvi. Giuro, gliela farò pagare. Sembra che le cose qui vadano di male in peggio. Ora siamo sulla stessa barca. Che ti piaccia o no, direi che io e te siamo ufficialmente partner. Mi sta bene. Gusto eccellente! Avrei dovuto dire una preghiera o due alla cattedrale. Perché i morti non restano mai morti? C'è una scritta su quella porta. Mostra una prova di parentela. Parentela? L'albero genealogico dei Simmons? Io non ho niente, tu? No, non siamo parenti. Credi che ci sia una prova qui in giro? Un attimo. L'anello che mi ha dato Ada. Un anello? E quando te lo avrebbe dato? Grazie per il regalo, Ada. Bagnarci i piedi. È uno scherzo! Che diavolo è? Yeah.
Elena, prendi la sopraelevata. Di qua. È più tardi? Continua a girare, funziona! Ah! Elena! Elena, stai bene? Sto bene, ma sono finita lontano. Ti coprirò come posso. Tu continua ad avanzare. Ok, Leon, vai! Rieccoci qui. Pare che riusciremo a uscire da qui. Procediamo. Benvenuti al centro della Terra. Volevi dirci addio. Hai mangiato troppo.
Ok, troverò un punto per arrampicarmi. Elena, puoi occuparti tu delle sbarre? Ci provo. Aspetta. Leon, basta, sta arrivando! Merda! Elena, mi serve una mano! Grazie. Dio, arriva! Sterilizzando l'area. E distruggendo le prove. Come ha potuto? Grazie al cielo sei ancora vivo. Dov'è Simmons? È andato via dopo averti parlato. È in fretta. Merda. Dove è andato? Quando se n'è andato, stava parlando al telefono. Non sembrava felice. C'è modo di scoprire dove sia diretto? Sì, certo. Lo stiamo pedinando. Ora sta andando all'aeroporto dove il suo jet è quasi pronto a decollare per la Cina. Cina? Già, date un'occhiata qui. Che è successo? Un altro attacco bioterroristico. La BSA conferma che è lo stesso agente usato nell'Europa dell'Est 6 mesi fa, chiamato Virus C. Virus C? Abbiamo visto gli stessi bozzoli qui. Dobbiamo fermare Simmons e sbatterlo in cella subito. Non abbiamo alcuna prova. E al momento voi due siete in cima alla lista dei sospettati. No. Ascolta, Hannigan. Devi inscenare la nostra morte. Puoi farlo. Cosa? Sì, certo. Ma prima o poi mangeranno la foglia. Che cosa volete fare? Andiamo in Cina. Siamo nello spazio aereo cinese. Bene. Come ti senti? Perché non mi hai consegnata? Potevi ripulire il tuo nome. Può darsi, ma questo non avrebbe fermato Simmons. E poi cominci a starmi simpatica. Thank you.
nella cosa saprebbe pilotare un aereo. Elena, mi ricevete? Qualcosa non va con l'apparatia di pressione. Andate nella sezione di coda e scoprite cos'è. State calmi, tornate ai vostri posti e restate. Alla cabina di pilotaggio. Elena, dobbiamo andare. Perché non dormo in aereo. Cristo santo, come può andare peggio? Con il portello aperto, la depressurizzazione ha destabilizzato l'aereo. Leon, dovrai prendere i comandi. Temevo che lo avresti detto. E va bene, piloto io. Tu pensa ai contagi. Ci sono! Difficile del previsto. Forza! Sali! Leon, aumenta i giri, tira sulla clutch! Quante leve servono per farlo volare? Ci siamo quasi. Sherry, che ci fai qui? Faccio parte della scorta. Sì, ho saputo che sei un agente. E tu cosa ci fai qui? Seguo il colpevole di tutto questo, il capo della sicurezza, Simmons. Cosa? Ci deve essere un errore, io sono agli ordini di Simmons. Lui è il tuo capo? Stiamo andando da lui proprio ora. Dove si trova?
Devo sapere. Jake! Lascia fare a me. Credevo avessi l'ordine di evitare contatti con chiunque. Leon non è una persona qualunque. Mi ha salvato la vita a Raccoon City. E va bene. Attenzione! Di ex che non sa quando mollare il colpo. Benvenuto nel club. Vedrai, ci si fa in capo. Attenzione al braccio! Tutto ok? Rispetto a Raccoon City, questa è una passeggiata, vero? Posso ripararlo. Okay. Sherry, mettiti al volante. Ci sono. Ok, muoviamoci. Roger! Si porta dietro i cambi? Incontrare Simmons al Kunlong Building. La prima cosa che dovete fare è tagliare per il mercato più avanti. Di qua. Che cos'è? Fantastico. Tre serrature distinte. Santo cielo. Va bene. Troviamo il modo di aprirlo. Quello hanno isolato l'intera strada. Gli abitanti cercavano di tenerlo fuori. Questa sì che è nuova. Bella novità. Non funziona. Quanto ancora continueremo così? Così finiremo le munizioni.
chiave per l'orchestra. Ne restano due. Quella povera Jenny. Trovata un'altra. Ne resta una. In fretta, meglio non perdere Simmons. Chiaro. Ada. Seguiamola. Che diavolo sta succedendo? Troviamo qualche risposta. È chiusa a chiave. Troveremo un'altra strada. Raggiungiamo l'ascensore! Corriamo! Che bello vedervi. Vi piace come ho arredato questo posto? Spero vi ci troverete bene. Non ho tempo per i tuoi giochetti. Tienili occupati, io e Hannigan cerchiamo di bypassare la sicurezza. Violazione sicurezza nella camera 1. Violazione sicurezza nella camera 0. Ada, fermati! Dobbiamo parlare! Mi spiace, non sono in vena. È stato bello. Ciao, ciao. Ada! Ada! La tua amica fa la difficile. È sempre stata così. Tagliatele la strada! È mia! Come on.
cosa ci fai qui? Giù le armi, Chris. È una testimone chiave, ci serve. Una testimone? È la responsabile di tutto? No, non è stata lei, è stato Simmons, il consigliere della sicurezza. Ho perso tutti gli uomini per colpa sua! E io più di 70.000 innocenti, tra cui il presidente, per colpa di Simmons. Lavora per la mia ombrella, sai cosa vuol dire? Sì, lo so. E vuoi comunque proteggere questa donna? Sì, Chris. Si occuperà di Ada. Tu pensa a Simmons. Chris. So che farai la cosa giusta. Sicuro ci si possa fidare? Siamo entrambi in questa storia da tanto. Mi fido di lui. Ok. Forza. Troviamo Simmons. Beh, questa proprio non me l'aspettavo. No, aspetta! Ah, agente Birkin, un tempismo impeccabile. Le dispiacerebbe arrestare subito questi due? Dicono che fai parte dell'attacco terroristico. È vero? Cosa? Se ne vanno in giro per le strade gridandolo ai quattro venti? Rispondi! È tutto per il bene degli Stati Uniti e per la sicurezza globale. Non vedo come uccidere il presidente Giovi alla nazione! Il presidente è morto. Beh, dobbiamo ringraziare Leon per questo. Maledizione, Simmons! Eliminatevi! Quei due potrebbero tornarci utili. Tu devi fare più attenzione. Ok, ok, allora qual è il piano, eroe? Pensi di arrivare a quella porta? Perché non li eliminiamo? Perché ho bisogno che tu protegga Sherry. Possiamo fare in fretta? Ho cose più importanti da fare. Che farete voi due? Elimineremo Simmons. Qui ci sono informazioni che potrebbero fermare il virus C. Simmons le vuole. Grazie. Chiamerò la base e farò in modo che vi proteggano. Ora andate! Avverti gli uomini fuori. Fuggire!
Ti prenderemo, Simmons! Roger! Ti sto ripagando esattamente con la moneta che hai dato a me, Simmons. All'inizio avrai paura, ma non preoccuparti. Stai solo diventando il mostro che sei sempre stato. Tu e chiunque altro sul pianeta. Arrenditi, Simmons! Sei finito! Voi inseguite me mentre quella donna è ancora libera. Quale donna? Quella traditrice, Ada Wong. Chissà cosa diavolo hai serve. C'è un'altra squadra su di lei. Ma tu, Simmons, sei tutto nostro. Sei qui per vendicare il presidente, non è vero? Che idiota. Se avesse rivelato la verità su Raccoon City, l'America avrebbe perso ogni autorità e l'ordine politico mondiale sarebbe crollato. E così per evitare un disastro se ne crea un altro? Non importa quanta gente muoia. Doveva essere fermato! Stava portando il mio paese e il mondo nel più completo caos. Quella donna. Come ha osato farmi questo? Allontaniamoci finché possiamo. Maledetti, tutti e due. Giuro che vi ucciderò con le mie mani. Io ora vi ucciderò. Leon, dammi una mano! Posso salire in cima! Aiutami! Elena, stai bene? È morto. Leon! Leon, stai bene! Ditemi che hai visto! Leon, spostati! Ti ha buttato! Io da tre! Lo terrò occupato! Leon, di qua! Leon, presto! Oh!
cosa accadrà se voglio! Il mondo sarà un posto migliore! Rispondete. Stiamo portando i civili di Tachi in salvo. L'abbiamo ucciso. Non lo so, ma abbiamo fatto il possibile. Andiamo. Ehi, tu! Resta in fila! Nessun segno di contagio da virus C. Perché? È finita. Sì, è finita. Leon, abbiamo un problema. Sherry e il suo compagno sono stati rapiti. Sono in una piattaforma petrolifera sottomarina a 130 km da voi. Rapiti? Perché? I file. Quelli che ci ha dato. Un momento. Questa è la chiave per fermare il virus C. È... Jake... Anigan, controlla se la BSA ha delle unità vicino alla piattaforma. Solo un momento. Cos'è quello? Ok, ho un certo Chris Redfield in linea. Vi collego al suo velivolo. Chris Redfield? Leon! Leon, dove sei? Chris, siamo appena fuori Tachi, perché? Andatevene subito! Male. Molto.
salvare due ostaggi da un pozzo petrolifero subacqueo. L'agente Sherry Burkin e Jake Mueller. È il figlio di Albert West. Ha sviluppato gli anticorpi per il virus C. Ricevuto. Vado subito. Bene, grazie. Leon, aspetta. C'è una cosa che devo dirti. Ada Wong è morta. Ricevuto. Sherry e Jake hanno bisogno di te, non deluderli. Tutto ok? Troviamo i sopravvissuti e andiamocene subito. Ecco, AQG, ci sentite? AQG a Echo, parlate. Ehi, che diavolo state facendo laggiù? Dobbiamo sgombrare, andiamo! Abbiamo rilevato tracce di virus C nel gas. Andiamo a cercare gli sfollati sopravvissuti. Aspetta! Vogliamo aiutare? E va bene, andiamo. Lontano dal gas. Bene, come va là fuori? Ci penso io, via, via! Dov'è il veicolo? Non guardatevi indietro! Andate! Beh, buona fortuna. Bene, reggetevi! Da dove viene la cena? Forse dal missile. QG a Charlie, cambio programma. L'accesso a Tachi è proibito. Ritiratevi e attendete ordini. Cosa? La squadra Echo è ancora lì! Dobbiamo aiutarli! Ritirata, è un ordine! Non possiamo perdere altri uomini. Diavolo! Ti circonderanno! Andiamo! Ho capito! No! No! Indietro! Fuori! No! Non posso andare oltre. La torre è più avanti, proseguite. Io tornerò a cercare i superstiti della mia squadra. Grazie. Fai attenzione. Pensavo fosse morto.
Leon, mi senti? Stai bene? Sopravviverò, ma ho la sensazione che le cose peggioreranno. Hannigan, da qui si può arrivare alla torre? Sì, continuate in quella direzione. Niente male! Grazie a te! Mio, guarda! Stai bene? Qualcosa non quadra. Tornato per il bis? Via il figlio di Wesker!
Usato un serbo di quel bastardo! E poi... potenziare... il virus! Spero tu abbia amici dall'altra parte. Perché qui non mancherai a nessuno. Andando sul tetto. Spero che l'ascensore funzioni ancora. Qualcosa non va? No, niente. Andiamo. Non è solo un'amica, non è così? Provi qualcosa. Consiglio di non guardare giù. Non ci penso neanche. Avrebbe fatto bene a tenere l'elicottero. Anda! Presto! Forza, Leon! Più in fretta! Vi aiuto! Ada! Elena, coprimi! Leon! Ada, mi senti? Non deve finire così.
Stavo solo riposando. Non puoi dormire sopra. Leon! Vuoi sopravvivere? Allora supplicami! Supplicami! No, grazie. Non puoi avere sempre tutto, Simmons. No! No! Chiamiamolo Lieto. Dovevi dimenticare. Chi sei tu? Perché ci aiuti? Vorrei restare ancora, ma devo scappare. Ti ho lasciato un regalino sul tetto. Ci vediamo più avanti, Leon. Ada! Beh, che cosa aspetta? Inseguila. No. Restiamo uniti. È il biglietto per andarcene, se lo raggiungiamo. Mai il colpo, vero? È ora di finirla. Ora avrai quello che meriti, Simmons! Ora, vai! Raggiungiamo l'elicottero. Più in fretta possibile. Sali su. Leon! Sto bene. Tirami fuori da qui. Capito. Non so come, ma funziona! Elena! Che succede? Aspetta, non ci siamo io! Leon, via libera! Portiamo giù quello stronzo! Un parafulmine! Se lo assorbe, prenderà la scossa!
elicottero! Il pavimento è instabile! Questo è per mia sorella. Forza, andiamo all'elicottero. È Diada. La prova dei crimini di Simmons. E la prova della tua innocenza. La nostra innocenza. Non ne ho bisogno. Elena. Buone notizie, Leon. Sappiamo come sconfiggere il virus. Ricevuto. Stiamo tornando. A dopo. Andiamo. Grazie. Sono pronta. Cosa? Ma ho collaborato nell'attacco. La commissione d'inchiesta ha rivalutato le prove e trova ingiusto ritenerti responsabile del crimine di Simmons. Inoltre non renderanno pubblico tutto quello che hanno scoperto. Ma... Il presidente avrebbe fatto lo stesso.
Bene, ci uniamo alla squadra? Leon! Per la prossima volta che la vedrai. Donne.